parecchi anni, dall'87 sono entrata nel mondo del turismo e ho voluto abbinare la mia passione per lo sport paralimpico, con quello che era il turismo, e quindi ho cominciato da subito ad occuparmi di turismo accessibile. E sentivo appunto il sindaco giustamente parlare del discorso di coinvolgere i privati, e c'è da chiedersi, la domanda può essere: perché occuparsi di turismo accessibile? Ci sono tanti buoni motivi per farlo, a parte un discorso che può essere personale, ma andando sul concreto, si tratta di una fetta di mercato, perché di questo si parla poi alla fine, che è veramente sempre più grande, perché abbiamo parlato di persone con disabilità fisiche, sensoriali, piuttosto che cognitive o psichiche, ma in questo, diciamo, ambito di turismo sicuramente rientrano e rientreranno quelle che sono un po' le caratteristiche della terza età, quindi slow walker, intese con persone che non hanno possibilità di camminare molto con difficoltà, quindi hanno necessità di ritmi più tranquilli rispetto a dei gruppi, tra virgolette, standard. E di conseguenza la platea si allarga parecchio. Poi c'è da dire e da non dimenticare che una persona con disabilità, quando viaggia, in genere moltiplica per due, se non per tre, la presenza di persone, perché per quanto esistano delle possibilità, e per fortuna sempre di più, di fare turismo in autonomia, c'è da dire che anche per il piacere di condividere questo, diciamo, questo momento, e a volte la necessità, si viaggia sempre più di una persona da sola, quindi è un moltiplicatore ovviamente in questo senso. Poi, in base alle statistiche, che ovviamente non parliamo di numeri perché sono, insomma, abbastanza anche se indicativi, e c'è da dire che è stato fatto uno studio europeo che la persona con disabilità in genere, proprio per la scelta di servizi idonei, deve spendere, che non è neanche una cosa giusta, però questa è la realtà, un 30-40% in più rispetto a un turista qualsiasi, diciamo. Di conseguenza la preferenza di un struttura alberghiere più qualificato, comunque di una categoria maggiore. E questo, diciamo, già da sé potrebbe bastare per occuparsi di turismo, ma c'è da dire, questo lo porto nella mia esperienza di, insomma, qualche decennio, l'altissima fidelizzazione che può valere sia per un operatore turistico come me che per una destinazione, perché oltre alla fidelizzazione con la persona c'è da dire che nel settore, proprio perché non ci sono sempre, qualche volta sì ma non sempre, informazioni precise ed attendibili e puntuali riguardo l'accessibilità intesa in senso lato, il passaparola è la condizione, diciamo, migliore per poter promuovere poi una destinazione, un territorio, una struttura. Di conseguenza, perché non investire in questo? Io vorrei fare, ecco, una cosa brevissima, un racconto. Se io volessi decidere di ideare un itinerario che includa appunto Grotta Perfetta come destinazione. E il mio primo problema, pensando a un incoming, perché devo dire... Grotta Perfetta, la via. Chiedo scusa, no. Grotta Ferrata, un lapsus, sì, un lapsus. No, poi ho visitato anche recentemente qui l'Abbazia di San Nilo con un'iniziativa, diceva il Presidente, molto carina, che durante l'estate appunto si abbina alle ville del Tuscolano, l'ho anche vista, chiedo venia. E in ogni caso, da operatore, devo considerare un mercato estero. Il mercato estero si muove molto, molto di più degli italiani, sono forse più abituati, c'è una tradizione, soprattutto nei paesi anglosassoni o di origine anglosassone. E pensando per esempio all'aeroporto più vicino, come dall'aeroporto più vicino alla stazione più vicina raggiungere la città, quindi verificare la presenza di trasporti accessibili, perché non tutti possono venire con una macchina a noleggio o con la propria auto, quindi potrebbero essere dei minivan con sollevatore o pedana, piuttosto che dei grandi bus con sollevatore, perché c'è da dire che ovviamente sia turismo religioso che non, e spesso proprio per avere una guida e non dover preoccuparsi di, diciamo, di tante cose, preferisce viaggiare in gruppo, e quindi anche diciamo, la presenza di questi bus diventa importante. Dopodiché c'è da pensare all'alloggio, quindi la possibilità di poter verificare, infatti preannunciava prima appunto il Presidente De Luca, il fatto di poter rilevare in maniera puntuale e specifica quante strutture, quante camere,
che tipologia di camere, fino a quante persone l'occupazione massima della stanza. Sono informazioni che sembrano un po', a volte quando uno va a fare una rilevazione, molto così pedanti, però sono importanti, perché come operatore, se io so che c'è una camera accessibile o ci sono delle camere accessibili, devo se no sempre andare a richiedere le informazioni per sapere se il mio gruppo, la mia famiglia o la mia coppia che vuole andare in quel posto ha possibilità di poter alloggiare senza nessun tipo di problema. Poi appunto allargando il discorso alle necessità specifiche, sicuramente la ristorazione e quindi l'enogastronomia è un grosso volano per l'Italia, perché sicuramente siamo tra diciamo, i paesi più apprezzati sotto questo punto di vista. A me capita spesso che non si tratta ecco, di una disabilità diciamo così, fisica, ma di persone con celiachia o intolleranze, e hanno anche loro dei grossi limiti, perché pur di non avere problemi preferiscono non andare a mangiare dove non sono sicuri, quindi anche la certificazione per quanto riguarda la gastronomia è una cosa importante per quanto riguarda i bisogni specifici delle persone che vengono, ovviamente, oltre al fatto che ci sono persone che invece hanno problematiche alimentari particolari, quindi le strutture o la ristorazione in generale. E se è apprezzata è sicuramente un punto a favore. Poi appunto come diceva anche il sindaco e anche il cittadino assessore, l'importanza di avere una destinazione che sia diciamo accogliente. Cosa vuol dire? Che a me è capitato con un gruppo di persone anche con disabilità, parecchie carrozzine, di andare a Taormina, bellissima, una località bellissima, abbiamo fatto una passeggiata per il corso, siamo potuti entrare in un solo ristorante, in un solo negozio, e l'unica altra cosa accessibile su quella strada era un bancomat, che non era accessibile in autonomia perché c'erano problemi con la porta. Ecco, questo sicuramente non gioca a favore di una località, per quanto bella sia, ovviamente uno non si sente né autonomo né ben accolto, penso, no? E quindi il coinvolgimento giustissimo di tutto il sistema, perché la cosa importante del turismo è fare sistema, perché non è una camera accessibile che fa un viaggio accessibile, è tutto quello che uno può usufruire del territorio, approfittare dell'esperienza e quant'altro. E ovviamente quindi si inseriscono in questi, diciamo, in questa accoglienza quella che può essere la preparazione di guide diciamo formate, specializzate, senza andare troppo nei dettagli, però una guida che già conosce dei percorsi accessibili, per esempio per chi utilizza la carrozzina, o che dà la possibilità anche a persone cieche di poter fare delle visite tattili piuttosto che esperienziali di un altro tipo, sono sicuramente un plus rispetto a un posto dove uno entra e chi non vede non riesce neanche a capire dove si trova, perché anche questo mi è capitato di sperimentare girando appunto con tante persone. Quindi diciamo la formazione insieme alla necessità delle rilevazioni e della verifica del territorio è sicuramente un elemento molto importante. Io prendo sempre ad esempio la Spagna, che poi insieme alla Francia è uno dei paesi con cui ci troviamo diciamo, il primato come destinazione turistica per quanto riguarda l'incoming, e loro hanno lavorato tantissimo sulla formazione del personale delle strutture alberghiere, delle strutture di ricevimento, di informazione, e effettivamente già da quello è molto importante sentirsi comunque compresi, ben accolti, o non avere anche la sensazione di trovare diciamo, delle difficoltà che poi ci possono sempre essere in un viaggio, semplice che sia. E quindi diciamo tutto il comparto degli accompagnatori, delle guide che dovrebbero essere formati in questo senso. E poi per quanto riguarda appunto il turismo accessibile in generale, ho riscontrato che sempre più persone che hanno necessità veramente molto importanti anche nel viaggio cercano dei servizi, come faccio un esempio, il noleggio di un ausilio, portarti a proprio necessità. A me capita spessissimo di utilizzare un sollevatore per esempio per fare la movimentazione della carrozzina a letto e viceversa, o anche la toilette, insomma quello che sia. Giustamente se vai in un paese estero difficilmente si porta dietro un ausilio di questo tipo, quindi sono apprezzabili quelle destinazioni che si organizzano in questo senso per fornire dove c'è richiesta
senza grossi problemi gli ausili più utilizzati, che può essere dal banale noleggio di una carrozzina per chi ha difficoltà a camminare molto, a ausili anche più importanti. Però siccome si stanno creando anche a livello nazionale, senza adesso fare nomi, delle reti a cui è possibile aderire, è comunque un servizio sicuramente diciamo apprezzato, almeno per quanto riguarda la mia esperienza in questo senso. E diciamo, per terminare, non diciamo, meno importante, è sempre più persone che non hanno neanche sempre grosse diciamo, necessità particolari, però hanno la necessità, almeno per alcune ore della giornata, ad avere una sorta di aiuto, accompagnamento, che può essere dal banale proprio spingere la carrozzina, o persone che hanno problemi di equilibrio o cose di questo genere, a servizi che invece vanno più sul discorso sanitario, parasanitario, eccetera. Anche qui esistono a livello nazionale o locale, a me capita spesso di interpellarli, delle organizzazioni che hanno, diciamo, a noi operatori danno veramente grandi possibilità, perché per noi sarebbe complicatissimo andare a cercare di volta in volta personale di questo tipo. Però effettivamente danno un servizio in più. A me, faccio un esempio banale, è arrivata una richiesta, non per l'Italia ma per l'estero, di un ragazzo che mi spiegava che appunto ha delle protesi e non riusciva a capire perché questa persona volesse una persona apposita che alcune ore durante la giornata potesse aiutarlo, non so, a lavarsi, a vestirsi. Dopo, parlando, perché io tra parentesi lavoro come consulente di viaggio online, quindi i miei contatti sono video, telefonico, WhatsApp, cose di questo genere, e mi ha spiegato che aveva una patologia, che non ricordo sinceramente il nome, ma tipo la focomelia, credo, per cui non aveva la possibilità di utilizzare gli arti superiori, oltre al fatto di avere delle protesi agli inferiori. Quindi mi diceva: io non ho problemi, sono sì slow walker, ma bene o male cammino, ma per quanto riguarda vestirmi, farmi la doccia e quant'altro, ho bisogno di un aiuto. Quindi anche questo, che in effetti deve essere strutturato, soprattutto per quanto riguarda un turismo organizzato, e deve essere anche fatta da fornitori sicuri, perché io preferisco non dare un servizio se non sono certa di quello che posso offrire, bravissimo, perché questo vale per tutti, ma tanto più per persone che hanno delle necessità specifiche abbastanza importanti. E di conseguenza anche questo può essere, diciamo, un elemento importante, che uno ci può pensare o non pensare, pensando a una semplice vacanza, invece ci sono tanti servizi correlati a questo. E poi, per quanto riguarda sempre la mia esperienza, la cosa fondamentale è che tutto quello che c'è di buono deve essere comunicato in maniera corretta, perché non nego che io dopo tanti anni mi sono comprata un libro su come parlare di turismo accessibile. Ah beh sì, perché ovviamente si è andato da handicappato a disabile, diversamente abile, cioè io bene o male ci sono nata in un settore in cui ne ho sentiti di ogni proprio. E per fortuna sta andando avanti anche questa politica di formazione per quanto riguarda la comunicazione, perché è giusto comunicare in maniera puntuale, precisa, ma anche corretta. E quindi il più possibile, magari adesso attraverso il web, quindi tutto quello che è social, che è un sito, eccetera, e che anche questo sia accessibile, perché è un tema anche questo, che riguarda anche il turismo, cioè avere accesso a delle informazioni per tutti non è una cosa scontata. Io leggo costantemente che dall'Australia, piuttosto dagli Stati Uniti, anche loro hanno rilevato che non tutti i siti, anzi gran parte, non sono accessibili alle persone con disabilità, e di conseguenza stanno lavorando anche loro in questo senso, perché ormai la competitività come paese, quindi come sistema paese, è a livello internazionale, e tutti si sono resi conto che è un tema che vale la pena valutare. Quindi io spero di non essere stata troppo lunga, comunque non so se ci sono domande, ma volevo ringraziarvi, è stato un piacere. Io domande, allora, intanto ringrazio Stefania per questo intervento enciclopedico, nel senso che è andato nei dettagli, mi fa molto piacere, e anche perché poi è il senso di quello che noi intendiamo fare e di quello che stiamo facendo. Io con Stefania, con il suo compagno Tony, siamo stati qualche anno fa alle Canarie, a Tenerife, con la squadra nazionale di basket, c'era un europeo di basket. La cosa che ci ha colpito positivamente è intanto l'accessibilità totale. E la cosa straordinaria è che sul lungomare, c'è la spiaggia,
niente da invidiare, una spiaggia era bella, ma insomma tutta accessibile. E la cosa straordinaria è che c'era il servizio del comune che prendeva le persone non autonome e le portava in acqua, e poi e la cosa, ci siamo meravigliati perché non c'era nessuna tassazione. Ora non è che regalavano, perché chiaramente quando tu vai ci sono le tasse, l'ingresso eccetera, però la razza è quella, cioè di offrire un servizio che non innanzitutto su misura, perché tu potevi entrare quante volte volevi, chiaramente c'era la fila, c'era il turno, stavi un quarto d'ora, ti riprendevano. La cosa straordinaria che ti dà il senso anche dell'autonomia, io insisto su questo concetto, perché tu potevi decidere quante volte volevi andare in acqua. Quindi le cose si possono fare, l'importante è che ci sia una visione, una razionalità, una competenza, un sistema complessivo. Grazie Stefano.